Jeffrey Stewart, il ricco proprietario di un'agenzia immobiliare, è scomparso lunedì 5 luglio dalla cittadina di Allenbury, dove abitava con la moglie Diana. In realtà lo ha ucciso con due colpi di pistola il suo amministratore Mark Paxton, secondo un piano architettato con la stessa Diana Stewart, di cui il giovane da qualche tempo è l'amante. Ma il corpo della vittima sparisce dal nascondiglio provvisorio in cui l'assassino lo aveva lasciato. Mark e Diana fingono di riconoscere lo scomparso in un altro cadavere che la polizia scopre il giorno dopo, anche per obbedire a una misteriosa telefonata che Jeffrey ha fatto alla spaventatissima vedova. Ma l'ispettore Clay arriva ben presto alla conclusione che il morto abbandonato nella pietraia vicino ad Allenbury non è il signor Stewart. Allora Jeffrey è vivo, era davvero lui che ha telefonato alla moglie. Su un portasigarette che Glenda Cooper ha trovato in una pelliccia della sua amica Diana è incisa una strana dedica. A Diana, entrata nella mia vita come un uragano, con amore, Jeffrey. Ma la donna confessa meravigliata a Mark Paxton che l'oggetto è per lei del tutto sconosciuto. Naturalmente Mark non le crede e la tensione fra i due aumenta. Arriverà presto al suo culmine quando Jeffrey telefona per la seconda volta e non alla moglie direttamente ma alla premurosa Glenda perché dica a Diana che devono assolutamente vedersi nel pomeriggio in un cottage di Pine Lodge. Dopo una dura lite con Paxton, sempre più incredulo e al tempo stesso preoccupato, che le proibisce di andare all'appuntamento col marito defunto, Diana ci va di nascosto. Ad attenderla però non c'è Jeffrey, ma l'ispettore Clay, accorso anche lui a Pine Lodge per via di una lettera anonima che indicava il nascondiglio del corpo di Stewart. E il cadavere stavolta c'è. Nel frattempo il suo collega Booth è riuscito a identificare l'altro morto, quello della pietraia travestito da Jeffrey Stewart. Si tratta di un modesto allibratore clandestino, Ken Harding, che il sabato precedente si era visto all'ippodromo di Allenbury. Il tema delle corse e delle scommesse truccate sui cavalli ravviva i sospetti di Clay su Albert Roach, il potente proprietario dell'ippodromo, della pietraia e di tante altre cose nella zona. Potrebbe essere lui il capo di quel racket che ormai controlla i più grossi ippodromi inglesi e la cui distruzione rappresenta il vero obiettivo della missione ad Allenbury affidatagli da Scotland Yard. Mark Paxton è ancora all'oscuro di questi ultimi sviluppi dell'indagine, ma il ritrovamento del cadavere di Stewart potrebbe comunque segnare la fine di un incubo per lui e Diana se non gli arrivasse una telefonata sibillina e inquietante. Kitty Ryan, una zitella del paese che vive spiando tutti dalle sue finestre e dalla vetrina della sua pasticceria, lo informa che Diana Stewart è stata arrestata a Pine Lodge per omicidio. Lui sa bene di chi. Proprio così, per omicidio. E non ho bisogno di dirle omicidio di chi. Mi sente? Sì, la sento. La sento. E quando è stata arrestata? Oggi nel pomeriggio. Dove? A Pine Lodge. In un cottage di Pine Lodge. Ma lei come lo sa? Lo so, come riesco a sapere quasi tutto. Tutto quello che mi interessa, almeno. Come ho saputo di lei e della signora Stewart, e anche di quell'altra piccola questione, naturalmente. Quale piccola questione? Avanti, parli. Ma come? Non si ricorda? Quella frase. Sei entrata nella mia vita come un uragano. Come un uragano. Come un uragano. Pronto? Pronto, Miss Ryan? Pronto? 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 Ho battuto a macchina il rapporto sulla proprietà Bradley, ma non lo spedirei ancora. C'è una riunione al Consiglio Comunale il 23, se abbiamo fortuna. Devo uscire subito, Mary. Se mi telefonasse qualcuno, può dire che non sarò di ritorno prima di domani mattina. Sul tardi, verso le 11. Va bene, signor Paxton. E se telefonasse la signora? Lo stesso.
In altre parole, lei si era recata al cottage di Pine Lodge aspettandosi di incontrare suo marito. Sì, sebbene ad essere sincera non sapessi neanche io cosa fare. Glenda, la signora Cooper, mi aveva detto che Jeffrey al telefono aveva una voce disperata. E così ho pensato che non ci fosse altra soluzione che andare all'appuntamento. Non le è venuto in mente che forse la cosa migliore era mettersi in contatto con noi? Veramente no. Mi dispiace, ispettore, ma ero così preoccupata, confusa. Lei ha detto che la signora Cooper era proprio convinta che la persona che telefonava fosse suo marito. Sì, assolutamente. Era sicurissima che fosse Jeffrey. Me l'ha ripetuto più volte. Lei sa a chi appartiene quel cottage? No. È la prima volta che sento parlare di Pine Lodge. Ispettore, per me questo è un guaio terribile. Pine Lodge è un centro turistico, lei lo sa. La gente ci viene per il weekend e le vacanze l'estate. Dopo quello che è successo, nessuno vorrà venirci più. Da quando ha affittato questo cottage, signora Russell? Saranno circa 4 mesi. A chi? Al signor Stewart. A Jeffrey Stewart. Come ha saputo di mio marito? Come sapeva di trovarlo là? Abbiamo ricevuto una lettera anonima. È arrivata questa mattina con la posta di mezzogiorno. Ora gliela faccio vedere. Chi può averla mandata? Purtroppo non lo sappiamo ancora. Ho trovato il corpo di suo marito in una fossa, poco distante dalla piscina. È stato difficile trovarlo, perché era ricoperto di terra e di foglie. Da quanto ha detto il medico in un primo rapporto sommario, doveva essere lì già da un po', da circa 48 ore, cioè dal momento in cui è stato commesso il delitto. Allora sarebbe stato ucciso lunedì, lo stesso giorno della scomparsa. Sì. Noi pensiamo che gli abbiano sparato a Lincoln Manor, dove il signor Paxton lo aveva accompagnato con la sua macchina. E da lì poi è stato portato a Pine Lodge. Ma a Pine Lodge nessuno si è accorto di niente. Ma i cottage sono quasi tutti vuoti. Pine Lodge è un centro per le vacanze. C'è un guardiano, ma non ha visto niente. Probabilmente hanno portato lì suo marito durante la notte, e questo per evitare di fare degli incontri sgradevoli. Ma perché portarlo proprio laggiù? Se è stato ucciso a Lincoln Manor, come dice lei, non capisco per quale motivo fare tutta quella strada. E questo non lo so. A meno che non sia stato per fare lo scambio. Quale scambio? Degli abiti. Non ha dimenticato l'altro uomo, no? Quello che lei ha identificato per suo marito. Ah, sì, è vero. Chi è quell'uomo, ispettore? Lei lo sa? Sì, ora lo so. Lo abbiamo identificato questa mattina. Il nome Harding. Non le dice niente? No, non mi pare. Si chiamava così? Sì, Ken Harding. Pare che vivesse di scommesse. Ken Harding? No, non ho mai sentito questo nome. E questa faccia? Non l'ha mai vista? No. No, non l'ho mai vista. Signora Stewart, a suo marito piaceva scommettere sui cavalli? A Jeffrey, no. Qualche volta siamo stati all'ippodromo da quando è stato aperto. A volte abbiamo anche giocato, ma così, tanto per fare qualcosa. Io vorrei sapere se suo marito era un giocatore accanito, tanto da fare scommesse anche con allibratori abusivi. No, non credo. A Jeffrey non piaceva spendere il denaro così facilmente. La prego. Grazie. Signora Stewart, suo marito le ha lasciato un grosso patrimonio. Sì, abbastanza grosso, credo. E a parte lei, c'è qualcuno che
potrebbe trarre vantaggio dalla morte di suo marito, economicamente intendo. No, non mi pare. So che ha fatto un nuovo testamento 2 anni fa, ma a parte 2 o 3 piccole donazioni lascia tutto a me. Che cosa intende per piccole donazioni? Credo che abbia lasciato alla signora Houston, la nostra governante, 1 migliaio di sterline. Era con noi da anni e Jeffrey le era molto affezionato. E a suo fratello, quello che vive in America, avrebbe potuto lasciare qualche cosa? A Fred? No, assolutamente. Poi gliel'ho detto che non andavano d'accordo. Dunque, lei non ha un'idea di chi poteva avere interesse ad ucciderlo? No. Mio marito, per il suo carattere difficile, non aveva molti amici, questo è vero. Ma certamente non aveva nemici. Jeffrey Stewart ha affittato questo cottage da 4 mesi e per 1 anno intero. Sua moglie sostiene di non sapere a chi appartiene. Perché mentirebbe? Già, non avrebbe alcuna ragione. Ma in questa casa si avverte immediatamente la presenza di una donna. E questo vorrebbe dire che se Diana Stewart non sta mentendo, Jeffrey aveva una relazione con un'altra. Ehi, guarda un po' qui. È spagnolo? Già. A Diana che entrò in mi vida, nella mia vita, come... Come un uragano. Come un uragano. Jeffrey. Dov'era nascosto? Dentro quel cassetto. Beh, ma non direi che fosse proprio nascosto. Stavo pensando alla tua idea. Che Stewart abbia preso questo cottage per un'altra donna. Se fosse così, non lascerebbe certamente in giro dediche amorose alla moglie. Diana Stewart ha sempre detto che non avevano un cottage. Che cosa ha detto il medico? Ha confermato la prima ipotesi? Sì, per lui la morte risale a 2 giorni fa, a lunedì. Già. Anche la morte di Ken Harding risale a lunedì. O meglio, alla notte fra domenica e lunedì. 2 delitti nello stesso giorno. 2 delitti collegati. In che senso? Chi ha ucciso Ken Harding o ha ucciso anche Jeffrey Stewart o sapeva che qualcuno lo avrebbe ucciso. Il suo piano era che scoprissimo subito il corpo della liberatore, ma in modo da scambiarlo per l'altro, mentre quello di Jeffrey avremmo dovuto trovarlo molto tempo dopo. Oppure mai, perché non l'avremmo mai trovato se non era per quella lettera anonima. Già. Ma chi può averla mandata? E soprattutto perché? Forse per farci capire che i morti erano 2. Hai scoperto qualcosa su Harding? Sì, ho avuto la conferma di quello che già immaginavo. Il suo quartier generale era il St. James, un bar vicino all'ipodromo. Harding era lì tutti i giorni ed accettava scommesse su qualunque cosa. Abitava ad Lembury? Beh, penso di sì, ma ancora non so dove. Guarda, qui c'è un'agendina. Sono numeri telefonici. Dovremmo controllarli uno per uno. Aspetta un po'. Guarda qui. 100, 300, 450, 900 sterline. E tutte hanno accanto una R. 100 sterline a R.
al re come rocce. Perché non aprivi? È un'ora che suono. Ma io credevo che ti avessero... Sì, arrestata. Arrestata? Sì, mi hanno telefonato in ufficio per avvertirmi. Per carità, non stare qui. Cos'è questa storia? Chi ti ha telefonato? Che hai fatto oggi? Non ti ho obbedito, Mark. Sono andata a Pine Lodge. Raccontami cos'è accaduto. Continua. C'era l'ispettore Clay. Aveva appena trovato Jeffrey. Qualcuno l'aveva portato laggiù, capisci? Avevi ragione tu. Non poteva essere Jeffrey al telefono. È morto. Da lunedì. Ma tu cosa hai detto alla polizia? Come hai spiegato di essere andata lì? E come vuoi che lo spiegassi? Per un attimo ho avuto la tentazione di mentire, inventando la storia di un appuntamento con un'amica, non so... Ma poi ho detto la verità. Ma sei pazza? Che avrei dovuto fare, secondo te? Gli hai contato anche della telefonata che hai ricevuto tu? No, di quella non ho parlato. Meno male. Ma sì, in fondo è meglio che negare tutto. Io però non capisco la telefonata di quella donna. Secondo lei ti avevano arrestato? Ma chi ti ha telefonato? Una certa Ryan. Kitty Ryan. La conosci? Sì, ha un negozio di pasticceria in Station Street. Ma cosa ti ha detto? Ha cominciato col dire che aveva delle informazioni per me e poi mi ha raccontato del tuo arresto. Santo Dio. Allora io gli ho chiesto come lo sapeva e lei mi ha risposto che sapeva questo come sapeva molte altre cose. Anche di me, dite. Non è possibile. Invece sì. Mi ha detto che sa anche un'altra cosa. Chi è l'uragano? Non ho fatto tempo a chiederglielo che ha abbassato il telefono. Sei entrata nella mia vita come un uragano. Ma che significa? Non so cosa significa. Te l'ho detto, Mark. Non avevo mai visto questo portasigarette finché non me l'hai dato tu. Eppure c'è il tuo nome. E stava nella tasca della tua pelliccia. Sfido che stava nella tasca della mia pelliccia. Ce l'aveva messo la signora Houston. Cosa c'entra la signora Houston? Sì, quando le ho chiesto se l'aveva trovato lei da qualche parte, mi ha detto di averlo raccolto dal pavimento del guardaroba, dopo che avevo tolto la pelliccia dall'armadio. Così ha pensato che fosse caduto da una delle tasche e ce l'ha rimesso. Ti giuro, Mark, non è mio. Va bene, Diana, ti credo. Adesso parlami di questa donna, questa Kitty Ryan. Cosa sai di lei? Cosa vuoi che sappia? Poco, nulla. So che è questa pasticceria in Station Street e che il proprietario del negozio è Bill Grant. Una sera, anzi, mi ricordo che ne parlava con Jeffrey. Diceva che era un'inquilina difficile, sempre indietro con l'affitto, e che gli dava un sacco di guai. Che genere di guai? Ma non lo so, ti ho detto che non la conosco. Strano. In un paese così piccolo credevo che si conoscessero tutti. E chi la vede mai? Sta sempre tappata in quel buco di negozio. Ti posso dire che secondo Glenda ha qualche rotella fuori posto. Perché? Ma una sera che eravamo a cena tutti insieme, ci raccontò che la Ryan era andata da lei per comprare un paralume. Le aveva fatto buttare per aria tutto il negozio e poi alla fine se n'era andata via dicendo che in fondo il paralume non le serviva. Molte donne quando si comprano un vestito fanno così. È vero. Però Glenda insisteva che secondo lei era mezza matta. E mi ricordo che Bill osservò. Soprattutto vuol farlo credere. Ma non è matta per nulla. Tutt'altro. Allora lui la conosce bene.
lo so. Non aspettavo nessuno. Dovrei aprire. Tu vai in camera da letto. Buonasera. Buonasera. Mi scusi se la disturbo addirittura a casa, ma sono passato dall'ufficio e mi hanno detto che lei era appena uscito. Effettivamente oggi me ne sono andato un po' prima. Posso entrare un momento? Sì, prego, si accomodi. Ah, il suo giornale era davanti alla porta. Molte grazie. Posso offrirle qualcosa da bere? Grazie. Non so se ha già avuto la notizia, ma abbiamo trovato... Sì, lo so. Pochi minuti fa ho dovuto telefonare alla signora Stewart e mi ha detto tutto. Deve essere stato tremendo per lei, poveretta. È quello che temo anch'io. Ma per fortuna è una donna molto energica, molto coraggiosa. Però mente. Mente? Su che cosa? Sostiene di essere stata oggi per la prima volta nel cottage a Pine Lodge e di non sapere a chi appartiene. E invece? Il cottage era di Jeffrey Stewart. Lo ha preso in affitto 4 mesi fa. Di Stewart? Non lo sapeva neppure lei. Strano. Che meraviglio. Io non comprendo perché il signor Stewart, avendo bisogno di un cottage, non l'ha preso tramite la nostra agenzia. Forse non voleva che si sapesse. Ah, per poi andarci con la moglie? Già. Sarebbe strana in questo caso tutta la rete di mistero che circonda il cottage. Ma sono venuto da lei, signor Paxton, per farle vedere questa. Sì. E l'agentina di Stewart ci teneva i numeri del telefono? Non solo quelli. Come non solo quelli? Vi ha annotato anche dell'altro. Senta, R100 sterline, R300 sterline, R450 sterline, R900 sterline. Non capisco cosa può significare. Ma a me sembra piuttosto evidente. Sono somme che il signor Stewart ha riscosso o ha pagato? Più probabilmente pagato, allora. Sono d'accordo anch'io. Ma sarei curioso di sapere... A chi? E per che cosa? Capisco. Mi dispiace, ma non posso esserle utile. Ne parlerò con la signora Stewart. Può darsi che lei ne sappia qualche cosa. Ah, mi scusi, per caso lei conosce lo spagnolo? Io? No, purtroppo, mi dispiace. E la signora Stewart? No, ma perlomeno non credo. Nemmeno il signor Stewart, immagino. No, nemmeno il signor Stewart. Perché me lo chiede? Credo che il signor Stewart abbia imparato qualche parola di spagnolo. O perlomeno abbia tentato di scrivere qualche cosa in spagnolo. A Diana è entrata nella mia vita come un uragano. Jeffrey. Dove l'ha trovato? Nel cottage. È una dedica molto bella da parte di un uomo molto innamorato. Ma chissà perché l'ha scritta in spagnolo. Soprattutto se è vero quello che ha detto lei. Che la signora Stewart non sa lo spagnolo. Lo sa che ha un bel appartamentino? Ci vive da molto? Circa un anno. È molto grazioso, molto. Parlerà questa sera con la signora Stewart? Ah, no, no, non credo. Per oggi ne avrà avuto già abbastanza di me. Arrivederci, signor Paxton. Arrivederci, signore. Grazie. Ah. Credo che faremo un altro sopralluogo a Lincoln Manor, oggi o domani. Come mai? Ora sappiamo con certezza che qualcuno gli ha sparato. Speriamo di trovare l'arma del delitto. Una calibro 45, fra parentesi.
Se n'è accorto della borsetta? No, per fortuna. Ma poteva benissimo accorgersi. Mi dispiace. Me ne sono ricordata solo quando ero già di là. A proposito, la macchina? Dove hai messo la macchina arrivando? Al parcheggio, no? Pensavi che l'avessi lasciata in bella mostra davanti a casa tua? Mark, cos'è questa faccenda dell'agendina? È quella che Jeffrey teneva per i numeri del telefono? Sì, ma ci sono anche delle curiose annotazioni. La iniziale R è un elenco di somme che deve aver ricevuto oppure pagato. L'iniziale R? E ci ho pensato subito anch'io. R come Ryan. Pensi a un ricatto? Un ricatto della Ryan a Jeffrey. Può darsi. Può darsi. Allora si spiegherebbe anche la telefonata a noi. Diana, bisogna parlare a questa donna. Bisogna chiedere cosa sa e soprattutto cosa vuole. Ma quale motivo avrebbe avuto per ricattare Jeffrey? Non lo so. Ma mi rendo conto che né tu né io ne sappiamo molto sul suo conto. Il cottage. Perché lo aveva preso in affitto senza dirmi nulla? Diana, chi è l'uragano? Nel cottage c'era un biglietto con la solita scritta. Perché non mi dici la verità, Diana? Perché menti? Anche con me. Non puoi essere che tu l'uragano. Lembri 545. Rispetto alla cliente sopra. Allora,
Niente, non abbiamo ancora trovato niente. Hanno confermato il calibro della rivoltella? Sì, è una calibro 45, sicuramente. Ma c'è un negozio d'armi in paese? No, per fortuna, per fortuna. L'avranno comprata a Londra. Ma cercare chi ha venduto e chi l'ha comprata sarà un compito estremamente difficile. Vieni, c'è Smith che sta ancora cercando. Hai avuto fortuna, Smith? Beh, pare di sì. Ah. E dov'era? Lì, incuneato nel pavimento. Gli hanno sparato da qui. Tre colpi. Due lo hanno colpito. Il terzo ha sfiorato il battente scheggiandolo ed è finito dove l'ho trovato io. Qualcuno che lo aspettava, sapendo che Stewart sarebbe venuto qui. Siamo al solito problema. Quale delle due versioni sull'appuntamento di Stewart è vera? Quella di Roach o quella di Paxton? Ma se Roach dicesse la verità, e cioè che non ha mai avuto nessun appuntamento con Stewart, il signor Paxton si sarebbe inventato tutto. Avrebbe indotto Stewart a venire qui con la scusa di Roach e poi lo avrebbe ucciso. Solo che presso poco a quell'ora si trovava a una decina di miglia di distanza nell'ufficio del perito. Un alibi confermato? All'unanimità. Dalla segretaria del perito, dal perito stesso che gli ha parlato per telefono da Londra e da non so quanti altri. A meno che? Assurdo per assurdo, a quell'ora poteva averlo anche già ammazzato. E se lo portava dietro in giardinetta, in genere non si fa. Ma oppure l'aveva nascosto da qualche altra parte. Pine Lodge è troppo distante da qui, non avrebbe fatto in tempo ad andarci, lasciare il corpo, andare dal perito e poi tornare in ufficio. E poi dimmi, perché l'avrebbe fatto? Oh, questa è una domanda retorica, sai già la risposta. La signora Diana Stewart, molto bella e molto ricca. Oggi era a casa di Mark Paxton. Quando sono arrivato io, si è nascosta in un'altra camera. Ma ha dimenticato la borsetta e io l'ho vista. Quello che non capisco è cosa c'entra la morte di Harding e lo scambio dei vestiti. Ma questi particolari sarebbero più comprensibili se fosse vera l'altra versione. Roach aveva davvero un appuntamento con Stewart e è arrivato qui, lo ha ucciso. Pensi che Harding lavorasse per Roach? Sono più che mai convinto che Roach fa parte dell'organizzazione delle scommesse clandestine. Forse Harding ha scoperto che lui era il capo e Roach lo ha ucciso. E Stewart è implicato anche lui? Le cifre segnate sull'agendina, messe insieme, danno una somma notevole. Il signor Stewart poteva essere un giocatore accanito e non molto fortunato. Avrebbe perduto una grossa cifra e non avrebbe pagato l'organizzazione. E cioè il signor R. Lo hanno identificato e per noi questo è un problema. Sì, lo so, non dovrebbe esserlo, perché aveva l'obbligo di agire da solo, di ignorare il mio nome. Credo che negli ultimi tempi abbia agito senza nessuna prudenza. Clay è stato qui. No, per lei non ci sono problemi. Lei è completamente al sicuro. Ma io vorrei sapere cosa aveva in mano il nostro amico. Ma certo. Naturalmente. Siamo andati al suo indirizzo di Londra. Ma da 20 giorni non abitava più lì. Le telefonerò appena avrò saputo qualcosa. Va bene. Come vuole lei.
Ha detto a tutti di stare tranquilli per qualche settimana? Sì. Abbiamo avvertito tutti i nostri allibratori. Certo, perderemo molto denaro. Il pericolo è grosso, James. Quel Clay ci sta fiutando. E io non credo molto alla storia del piccolo poliziotto di provincia che va in ferie giusto in tempo per farsi sostituire da un collega di Scotland Yard. Signor Roche, abbiamo scoperto dove abitava Harding in questi giorni qui a Lembury. Il mio ordine era che nessuno venisse ad abitare qui. Era alloggiato in casa della proprietaria di un negozio di pasticceria in Station Street, una certa Kitty Ryan. Kitty Ryan. È già chiuso. Signorina Ryan, siamo della polizia, vorremmo parlare con lei. Ah, prego, entrate. Spero non ci sia niente di grave. Credo di essere in regola per il negozio. Ah, il negozio non c'entra. Abbiamo saputo che lei ha un ospite. Ah, sì, ho affittato una camera. Sa, gli affari non vanno molto bene. E io cerco di arrangiarmi come posso. Da quando l'ha affittata? 15 o 20 giorni fa, ma ora è libera. Ah, sì, sì, signorina, lo sappiamo. Ed è proprio per questo che siamo qui. Il signor Barry ha combinato qualcosa? Chi ha detto, prego? Il signor Barry, l'uomo a cui ho affittato la stanza. No, non... È questo? Sì, è lui. Ah, già, ma non si chiama Barry. Si chiama Ken Harding. Ken Harding. E perché mi avrebbe dato un nome falso? Ma voi siete qui per lui. Quindi ha fatto qualcosa. Si è fatto ammazzare. Ammazzare? Ma non ha letto i giornali in questi ultimi giorni? Un suo inquilino scompare, lei... No, come scompare? Il mio inquilino non è scomparso. È andato via spontaneamente. 4 giorni fa, domenica. E il bagaglio? L'ha portato con sé. Dunque nella sua camera non c'è niente. Assolutamente niente di suo. Se volete vedere la camera è di sopra. Ma io l'ho già rimessa in ordine. Comunque posso assicurarvi che il signor Barry, o Harding, come lo chiamate voi, non ha lasciato niente. Va tu a vedere, Peter. Ci vediamo in ufficio. Io voglio fare un salto al negozio di Glenda Cooper. Ma cosa ne facciamo d'un'altra macchina? Me lo spieghi? Figuriamoci se non facevi delle storie. Chiama le storie, come se intanto i soldi non dovessi tirarli fuori io. Non bastano, vero, tutti quelli che spendi e perdi di qua e di là. Certo, certo. Il solito ritornello. Sono io che guadagno, tu non fai che scialacquare. Lo so a memoria ormai. Posso almeno sapere che macchina è? Ma è una Rolls. Una Rolls? Ma sei impazzito? Ma non è nuova, 15 anni. È lo stesso, te lo immagini cosa direbbe la gente a vederti girare in Rolls? Direbbe che... Salve Glenda. Ciao, Bill. Ciao, grand'uomo, come va la vita? Per me benissimo. Hai portato la macchina? Certo che l'ho portata, è qua fuori, sei pronto? Mi dispiace, Bill. Ci ho ripensato. Non mi serve più. Come ci hai ripensato? Ieri ti ho chiesto se la volevi sul serio. La vuole, sì, la vuole. Almeno l'hai provata? Eh no, no, non ancora. Allora cosa ne parliamo a fare? Portala a farci un giro, no? Non ti aspetterai che ti compri una macchina senza nemmeno esserci stato su. Oh, questa è una soluzione logica. Vieni, andiamo. Buonasera. Salve, ispettore. Buonasera, signora Cooper.
Potrebbe dedicarmi un minuto? Certo, ispettore, si accomodi. Ci sono novità riguardo a Jeffrey Stewart, intendevo? Beh, purtroppo sì, ci sono. Il signor Stewart è stato assassinato. Abbiamo trovato il corpo ieri, nelle prime ore del pomeriggio. Dove? A Pine Lodge, in un cottage. Siete sicuri che si tratti proprio di Jeffrey Stewart? Sicurissimi. La moglie lo ha riconosciuto. Diana, però, aveva riconosciuto anche l'altro, l'uomo trovato nella cava. Sì, è vero, ma non si può fargliene una colpa. Il viso era sfigurato, irriconoscibile, ma i vestiti erano quelli del marito. Tutti al posto suo ci saremmo sbagliati. E non potrebbe essersi sbagliata anche questa volta? Questa volta no. Questa volta si tratta proprio di Jeffrey Stewart. Ha detto che l'hanno trovato a Pine Lodge? Sì, in un cottage. A dire la verità, Diana mi aveva chiesto dov'era Pine Lodge. Quando gliel'ha chiesto? Ieri, dopo colazione, si è fermata al garage per fare benzina e... Capisco. E come l'hanno ucciso, ispettore? Con due colpi di rivoltella. Pare che la morte risalga a 3 giorni fa, esattamente a lunedì. E dove è stato ucciso a Pine Lodge? Sì, cioè no. Pensiamo che gli abbiano sparato a Lincoln Manor e poi lo abbiano portato lì. Ma perché proprio in quel cottage? Beh, la ragione precisa ancora non la conosciamo. Ma potrebbe essere anche molto semplice. Il cottage era di Jeffrey Stewart. Di Jeffrey? Sì. Lo aveva preso in affitto 4 mesi fa. Nessuno di voi lo sapeva? No, noi no. E non capisco perché non ci abbiano detto niente. Anche la signora Stewart dice di non averne mai saputo niente. Quindi il cottage era soltanto di Jeffrey? Come mai siete andati a cercarlo proprio lì? Siamo stati informati da una lettera anonima. Una lettera che diceva dove l'avremmo trovato. E infatti l'abbiamo trovato. Era semisepolto in una fossa, vicino alla piscina. Senza abiti, naturalmente, dal momento che li avevano messi a quell'altro. Ecco, e quell'altro, avete scoperto chi è? Sì. Un certo Ken Harding. Ken Harding. Mai sentito nominare? No, io no. Ken Harding. No, non credo di conoscerlo. Era facile incontrarlo all'ippodromo o in un bar lì vicino, il St. James. Accettava scommesse. Ispettore, nessuno di noi ha quella malattia. Neppure il signor Stewart? Jeffrey? Oh mio Dio, no. Lui aveva l'altra malattia, quella opposta. L'eccessivo amore per il denaro. Anche se qui hanno aperto un ippodromo, a Lembury non mi pare contagiata dal vizio del gioco. La signorina Ryan abita in una casa di sua proprietà? Sì, sì, purtroppo. Purtroppo perché non è mai regolare nei pagamenti. Ma cosa c'entra la Ryan in questa storia? Harding abitava da lei, sotto un altro nome. Ah, ma bene. Così non solo non è regolare nei pagamenti, ma subaffitta anche le camere. Beh, non credo che tu abbia bisogno del suo denaro per vivere, no? Ci pensiamo noi a dartene tanto. Se vuoi provare quella macchina, Paul, è meglio che lo fai subito. Va bene, Glenda. E non impegnarti, eh? Basta che tu dica se ti va o non ti va a trattare con Bill, poi ci penso io. Andiamo, Bill, ispettore. Buonasera. D'accordo, Glenda, d'accordo. Arrivederci, ispettore. Arrivederci. Grazie. Dunque, ispettore, di cosa voleva parlarmi? Era per quella telefonata. Quella che lei ha avuto dal signor Stewart. O meglio, da qualcuno che si voleva far passare per lui. Ma io non ho avuto nessuna telefonata. Hanno telefonato a Diana, non a me. Alla signora Stewart? Sì. Mi dica, che cosa è successo esattamente ieri mattina? Beh, è proprio necessario? Credo proprio di sì. Vede, Diana è mia amica. Ci conosciamo da prima che si sposasse.
Sono stata io a farle conoscere Jeffrey. E le avevo promesso di non parlarne con nessuno. Mi sembra che ora siano cambiate le circostanze, signora. Sì, sono cambiate, infatti. Ieri ho avuto un litigio con mio marito. Un litigio stupido, come se ne fanno tanti, una sciocchezza. Ma io, come faccio sempre quando bisticcio con Paul, sono andata a sfogarmi con Diana. E l'ho trovata che stava molto peggio di me. Sì, sì. La ascolto, signora. Era sconvolta, ecco. E mi ha raccontato di aver ricevuto questa telefonata da Jeffrey, che le aveva detto d'essere in un guaio serio. E che aveva bisogno di incontrarla nel pomeriggio in un cottage di Pine Lodge. Diana non sapeva che fare. Diceva che dopo quello che era successo avrebbe voluto avvertire la polizia, ma nello stesso tempo Jeff aveva una voce così disperata. Insomma, per farla breve, finì per decidere che sarebbe andata a Pine Lodge. E mi pregò di non parlare con nessuno della telefonata. Nemmeno con Paul. Ho capito. E la signora Stewart non aveva dubbi sul fatto che al telefono fosse proprio il marito? No, no. Nessun dubbio. Beh, ma ora sappiamo che non poteva essere lui. Era morto da lunedì. Bene, signora, la ringrazio molto. Mi è stata molto utile. Un momento, ispettore. Come mai pensava che la telefonata l'avessi ricevuta io? Per qualche cosa che deve avermi detto la signora Stewart. Ma evidentemente sono stato io a capire male. Che cosa le ha detto la signora Stewart? Mi ha detto che la telefonata l'ha avuta lei, signora Cooper. E che il signor Stewart, o chiunque fosse, l'aveva incaricata di portare un messaggio alla moglie. Cioè di chiederle di andare a Pine Lodge? Appunto. Ma non è vero. Non ha telefonato a me, ha telefonato a Diana. Perché mentire su una cosa di questo genere? Non capisco. Pronto? Miss Ryan? Sì, sono io. Chi parla? Sono Diana Stewart. Signora, mi dica, in cosa posso servirla? Lei ieri ha parlato di mio marito con una persona che conosco. Del suo defunto marito, cara. Sì, ha ragione. Miss Ryan, io ho bisogno di vederla. Non potrebbe passare da me oggi o domani? Certo che potrei, ma preferisco di no, cara. Perché piuttosto non viene lei da me? Anche stasera, se vuole. Va bene, verrò da lei stasera. Benissimo. Lei sa dov'è il mio negozio, vero? Sì, lo so. Ecco, basta che entri. Non faccia caso se c'è il cartello di chiusura. È aperto. Grazie, Miss Ryan. E niente, mia cara. A più tardi. Cinque, quattro. Grazie, signora Priestley.
Già di ritorno? La Rolls è in ottime condizioni. Ah, questa sì che è una buona notizia. Allora dobbiamo proprio comprarla. Che cosa voleva l'ispettore Clay? Niente. Glenda, chi ha telefonato ieri mattina? Ieri mattina? Sì. Era un cliente. Perché stai mentendo, Glenda? Non so cosa hai risposto a Clay, ma sicuramente non era la verità. Io non capisco perché improvvisamente ti preoccupi tanto di me. Ma anche prima hai mentito. In che cosa? Tu conoscevi Kenardi. Non è vero. L'ho visto io entrare in questo negozio almeno un paio di volte. Non posso ricordarmi di tutta la gente che viene qui. Ma Hardin non era venuto per comprare. Basta, Paul. Sono stanca di tutte queste stupide accuse. Sono tutte bugie quelle che stai dicendo. Come vuoi. Spero solo che tu non debba pentirtene dopo. La tua aria da santo inquisitore privo di colpe. Anche tu hai mentito con l'ispettore. Nessuno di noi gioca sui cavalli. Vuoi che ti dica esattamente quanto hai perso con le scommesse? Non era questo che voleva sapere Clay. Certo che era questo, mio caro, perché tu non hai perso questo denaro giocando nell'ippodromo, ma con gli allibratori che stanno al St. James. E se non mi sbaglio, l'ispettore ha detto che Ken Harding faceva base al St. James. O mi sbaglio? Allora? Niente, nella stanza di Harding non c'era assolutamente niente. Se la Ryan ha detto la verità, è giusto che sia così. Harding è partito domenica e si è portato dietro tutto il bagaglio. Non ha detto la verità e non è Miss Ryan. Non è Miss Ryan. C'era qualcosa di strano in quella donna, allora ho voluto saperne di più. E sono andato in municipio. Avanti, Peter. Non è Miss Ryan, ma la signora Ryan. Non hai detto che era zitella? Sì, così tutti credevano in paese. Invece è stata sposata ed è vedova da 20 anni. E questo cosa c'entra con... Ora so qual è il suo nome da ragazza. Harding. Esatto, Kitty Harding. Thank you.
Allora mi sono avvicinata. E stavo per accoglierlo quando mi sono accorta che era macchiato di sangue. È stato in quel momento che ho visto la scarpa. E allora ho salito le scale. Fino a dove? Come fin dove? Sì, fino a quale scalino? Beh, più di metà, fin quasi in cima. E ho visto Glenda. Era stesa in terra. Ed era così evidente che... Oh, Mar, che paura ho avuto. Ho visto subito che era morta. Sono corsa via come una disperata. Senti, Diana, ora noi sappiamo con certezza che hai toccato la maniglia entrando. E poi il campanello. Ma quando stavi sulle scale, tu non hai... Cosa c'è? C'è l'ispettore, signore. L'ispettore Clay? Sì. Dice che vorrebbe parlarle un momento, se è possibile. Gli hai detto che era in casa? Beh, sì, gliel'ho detto. Curioso. Non abbiamo sentito il campanello. Infatti, signore. Ero in cucina e l'ho visto venire su per il viale. L'ho fatto entrare dalla porta di servizio. Ah, ho capito. Ebbene... Io credo che sia meglio che lo riceva, signora Stewart. Va bene, lo faccio entrare. Sai cosa deve essere successo? Hanno trovato Glenda, l'hanno trovata. Sì, 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 sta tranquilla, lascia parlare me. Prego. Grazie. Buonasera, ispettore. Buonasera, Paxton. Buonasera, signore. Buonasera. Mi dispiace doverla disturbare un'altra volta, ma ho bisogno di parlare ancora un po' con lei a proposito di quella telefonata. Quale telefonata? Ah, quella che avrebbe fatto mio marito. Hanno poi scoperto chi è stato? No, purtroppo no. Anzi... Scusi, signora, mi corregga se sbaglio, ma se ricordo bene, lei mi disse che era stata la signora Cooper a ricevere quella telefonata. Sì, certo. E che poi era corsa da lei a darle il messaggio. Sì, è così, ispettore. Mi dispiace, ma non è quello che dice la signora Cooper. Come non è quello che... No, la signora Cooper non ha confermato la sua versione. Nel senso che non ci sarebbe stata la telefonata? Oh, sì, la telefonata c'è stata. Ma secondo la sua amica è stata lei, signora, a riceverla. Ma non è vero! È tutta una menzogna. Ma mi dispiace. Io mi sono limitato a ripeterle quello che mi ha detto la signora Cooper. Quando l'ha vista, ispettore? Questa sera, poco dopo aver lasciato lei. Io vorrei andare in fondo a questa faccenda perché... mi sembra di una certa importanza. Se la signora Cooper non ha detto la verità, evidentemente deve avere... Aspettava qualcuno, signora? No. Mi scusi di nuovo, signora. Ci sono i signori Cooper. Buonasera, Diana. Life was not so bad. She was all I had. Things went on the same from day to day. Till a sudden gale made it all seem stale. Tore my life and blew it all away. Drive man mad. Like a sudden gale, Deanna came and shattered all I had. Deanna tempted, Deanna, Deanna haunted. Together for
past my head came a sudden gale and swept away the leaves of love long dead. The wind of love can drive man mad. Like a sudden gale, Deanna came and shattered all I had.